La contraffazione causa perdite per 60 miliardi di euro l'anno in Europa. È partito da questo dato l'Idea Forum, evento che ha riunito presso la Camera di Commercio di Roma esperti, politici, funzionari, imprenditori e giornalisti per un confronto sul tema il valore della proprietà intellettuale nell'era dell'informazione. Nel saluto di benvenuto, il rappresentante dell'Ufficio dell'Unione Europea per la proprietà intellettuale ha ricordato l'importanza di sensibilizzare le imprese e i cittadini sul problema della contraffazione digitale, che causa ingenti perdite a settori strategici dell'economia europea e italiana. Ad aprire i lavori della mattina, i rappresentanti delle istituzioni nazionali che hanno fornito una panoramica sui principali strumenti adottati in Italia per tutelare la proprietà intellettuale e promuovere l'innovazione. Nell'ambito delle politiche di coesione è stata introdotta una grande novità nella programmazione 2014-2020, che sono le strategie di specializzazione intelligente, documenti di politica di innovazione ma anche di politica industriale. Insieme alle imprese nei territori si sono andate a vedere quelle che sono le competenze produttive del nostro paese, sono state individuate delle traiettorie di sviluppo dove poter investire insieme pubblico e privato. Stiamo mettendo in atto vari strumenti, alcune misure di tipo incentivo come possono essere la recente misura Marchi più 3, volta a promuovere la registrazione all'estero di marchi nazionali attraverso la presentazione di una domanda all'UIPO oppure al WIPO. Abbiamo gestito in passato, in collaborazione con il Ministero dello Sviluppo Economico, il programma di agevolazioni brevetti più, proprio volto a tutelare la valorizzazione economica di un brevetto. Stiamo adesso gestendo anche la misura agevolativa Smart Start, rivolta proprio a sostenere le imprese e le start-up tecnologiche. A seguire, i rappresentanti del mondo imprenditoriale e delle start-up hanno spiegato come queste misure sono state usate dalle aziende illustrando criticità e proposte per migliorarle anche nel contesto di Industria 4.0. Il credito d'imposta ricerca e sviluppo è una misura che viene ancora prima del programma Industria 4.0 e voglio ricordarlo, riguarda tutte le attività di ricerca e innovazione che fanno le imprese. È una misura molto efficace, il nostro auspicio è che diventi strutturale, che è un'altra misura molto importante, il Patent Box, è una misura che è culturalmente importante perché unisce l'investimento in ricerca e sviluppo dal ritorno che si ha dall'investimento in ricerca e sviluppo. Uno dei principali ostacoli da superare riguarda proprio la barriera delle conoscenze. Come sistema delle Camere di Commercio stiamo realizzando un importante progetto noto come Punti Impresa Digitale presso 88 Camere di Commercio, con l'obiettivo proprio di favorire la diffusione della conoscenza presso le imprese, soprattutto dei temi della digitalizzazione. Le startup italiane hanno bisogno, prima di tutto, di un contesto maggiormente favorevole e meno ostacolante rispetto al fare impresa in questo paese, hanno bisogno di una maggiore spinta culturale sul guardare al mondo e non localmente come proprio mercato, e sicuramente hanno bisogno di maggiore efficienza nell'allocazione degli incentivi pubblici. Oggi, oltre ai brevetti, al sistema brevettuale, le piccole e medie imprese possono proteggere le loro innovazioni attraverso, ad esempio, il time to market, attraverso servizi post vendita e di supporto al cliente. Un'altra possibilità è quello della segretezza. Infine, sicuramente sono importanti gli asset complementari, ovvero tutte quelle competenze commerciali, di produzione, di vendita, che sono necessarie per valorizzare al massimo un'innovazione nel momento in cui essa entri nel mercato. Nel pomeriggio il dibattito si è concentrato sul ruolo della comunicazione per informare imprenditori, professionisti e cittadini sui benefici della proprietà intellettuale nell'economia globale. La comunicazione istituzionale gioca un ruolo chiave, rivolgendosi a cittadini e imprese per combattere la contraffazione e per conoscere le opportunità offerte da brevetti e altri strumenti. Parlare con le aziende di proprietà intellettuale, infatti, è fondamentale per rafforzare la competitività nel contesto internazionale, tutelando al contempo le proprie innovazioni. È necessario tutelare registrandosi e facendo tutti i passi necessari perché ci sia una corretta
impostazione all'interno dell'azienda della tutela della proprietà intellettuale, soprattutto nel caso delle aziende che operano sui mercati internazionali. Andare non so in Cina senza aver registrato il marchio si corre il rischio di trovarsi dopo uno o due anni a perdere il mercato, perché qualcuno ha pensato a registrare il marchio dell'azienda a proprio nome e l'azienda si trova dall'oggi al domani costretta a non poter più operare su quel mercato con quel marchio. Le professioni devono essere viste oramai come delle vere e proprie imprese, e quindi essendo viste come imprese hanno necessità di essere informate di tutto ciò che riguarda la proprietà intellettuale anche per loro. Gli avvocati hanno bisogno di conoscere che possibilità riservano loro, perché potremmo anche essere noi titolari di brevetti, titolari di marchi e quant'altro. Noi commercialisti tocca il compito di far passare le idee. Ovviamente non siamo specialisti di comunicazione, però possiamo far circolare le idee, contaminarci l'uno con l'altro e cercare, soprattutto in un momento di difficoltà di identificazione delle linee di difesa della proprietà intellettuale, almeno lavorare su questi strumenti che, parlo del credito d'imposta di ricerca e sviluppo, ristorano gli investimenti effettuati. Non sono mancati momenti di confronto con la platea, consapevole della necessità di rafforzare l'impegno collettivo per proteggere le idee nell'era dell'informazione. Come paese siamo degli artisti, siamo dei creativi, produciamo in quantità davvero industriale. L'importanza sta proprio nel fatto che l'Italia ha necessità di tutelarli in maniera giuridica, proprio perché così può raggiungere gli obiettivi più utili al momento per quanto riguarda lo sviluppo economico. Per quanto riguarda l'innovazione, l'aspetto secondo me più rilevante è la capacità di disintermediare la gestione dei diritti e anche la tutela. Ci sono degli strumenti oggigiorno prima impensabili per controllare l'utilizzo di, che sia un brano musicale nel mio caso o anche un marchio, come dei database digitali condivisi tra, non solo nazionalmente parlando ma anche internazionalmente parlando, per poi finire con forse la tecnologia più innovativa che potrà essere nel prossimo futuro, cioè la blockchain. Innovatori e creativi, infatti, hanno bisogno di strumenti adeguati per tutelare la proprietà intellettuale e in tal modo cogliere al meglio le opportunità di crescita offerte dalle nuove tecnologie. Patamu è un portale creato da InnovaEtica che permette, attraverso la generazione di marcature temporali o attraverso la tecnologia blockchain, di dimostrare con data certa la dichiarazione di creazione di un'opera, di modo che l'autore o l'autrice abbiano una prova opponibile anche in sede legale per dimostrare effettivamente la data certa di creazione dell'opera. Sicuramente gli strumenti che vanno migliorati riguardano poi la parte burocratica. Si può intraprendere un percorso, ma poi praticamente ci si scontra con degli ostacoli burocratici che riguardano delle procedure interne che bisogna in qualche modo poi bypassare.